Anticipazione il segreto, puntate spagnole. Maurizio in trappola e Carmelo uccide davvero Severo. Maurizio è il protagonista degli ultimi episodi andati in onda in Spagna, infatti il braccio destro della Montenegro verrà accusato di violenza da Caridad, gemella di Fe. Quest'ultima resterà sconvolta dalla notizia e sarà incredibile la reazione che avrà la cuoca della casona. Nel frattempo Severo lascia Puente Viejo, ma cade in un tranello preparato da Carmelo che sembra gli sarà letale. Sarà davvero così? Lea l'avrà davvero tradito il suo migliore amico? Prima parte. Maurizio sotto accusa. Negli ultimi episodi troviamo al centro della scena Caridad, infatti dal momento del suo arrivo al paese, Fe si mostra sconvolta e fa di tutto per aiutarla. Questo atteggiamento della sua amata incuriosirà molto Maurizio che inizierà ad indagare sul suo della sua gemella, cosa scoprirà? Ma si nasconde un motivo dietro il comportamento di Fe, in quanto la governante di Donna Francisca si sente in colpa nei confronti della sorella, perché in passato lei si è innamorata del fidanzato di Caridad e quando la storia è venuta a galla lei è scappata ed ha avuto un brutto incidente che le ha lasciato dei segni indelebili, infatti è claudicante. Caridad intuirà che Maurizio sta indagando sul suo conto e l'accuserà di averla violentata. Seconda parte. La morte di Severo. Severo Santa Cruz sta attraversando un periodo difficile. Infatti ha dovuto prima affrontare la drammatica morte di sua sorella Sol e poi la gravidanza di sua moglie Candela finita in tragedia. Oltre a tutto questo l'uomo deve fare i conti con la rivalità di Cristobal. Il perfido Cristobal ricatterà il braccio destro del latifondista, Carmelo dicendogli che se non vorrà piangere la sua amata Adela, dovrà uccidere Severo. Quest'ultimo ad un certo punto prenderà la decisione di abbandonare Puente Viejo e dopo aver salutato tutti i suoi amici, salirà sulla macchina in direzione Madrid. Ma ad un certo punto la vettura sbanda e Severo resta vittima tra le lampiere. Forse Carmelo ha sabotato l'auto? Sarà davvero la fine del Santa Cruz? Seguite le prossime anticipazioni spagnole che vi forniranno maggiori dettagli sull'incidente di Severo.